Bentornati su Postura Corretta, oggi continuiamo con il nostro percorso. Dopo aver concluso il programma dell'igiene posturale, iniziamo oggi con il programma Principi di Fisioterapia. Postura Corretta infatti è un percorso che non lavora solo sull'apparato muscolo-scheletrico, ma lavora anche sui 5 sistemi del nostro corpo. Oggi perciò andremo a lavorare sul sistema digerente e sul sistema linfatico che sono strettamente legati. Il sistema digerente ha la funzione di digerire il cibo, le emozioni, i pensieri, mentre il sistema linfatico ha lo scopo di distribuire i nutrienti e raccogliere e filtrare le nostre tossine. Questi due sistemi sono per questo strettamente legati e per vedere che non funzionano il nostro corpo ci lascia dei segnali che andremo a vedere ora. Per quanto riguarda il sistema linfatico, il primo segnale potrebbero essere le gambe gonfie, cattiva circolazione, dolori a tutti e due i tunnel carpali. Per quanto riguarda invece il sistema digerente, possiamo avere fatica a digerire, pesantezza, stanchezza, oppure una sensazione di nodo allo stomaco o di nodo alla gola. Un primo esercizio che possiamo fare per aiutare questi sistemi è questo qui. Andiamo a trovare le nostre coste e andiamo a sentire il confine che disegnano su di noi. Praticamente sentiremo la fine dello sterno, l'inizio della bocca e dello stomaco e praticamente poi proseguiamo ad andare a disegnare proprio tutto il contorno delle nostre coste. Andiamo a fare un piccolo massaggio qui proprio sul plesso solare. Inspiro, espiro. E cerchiamo di allentare le tensioni che sentiamo sotto la nostra mano. Una volta fatto questo piccolo massaggio, inspiro, espiro. E dopo averlo appunto ripetuto per almeno 30 secondi, un minuto con respiri lenti e regolari, andiamo a fare delle piccole strisciate e andare a massaggiare tutta la nostra parte sottocostale, di modo da spostare le tensioni dal centro verso l'esterno. Perciò, piccolo massaggio e poi ripetere 3 volte questo piccolo movimento. Un altro esercizio molto utile è andare a ammorbidire le tensioni che abbiamo sulla nostra gola, perciò andiamo a sentire tutto il nostro canale laringeo anteriore, proprio qui davanti. Sentiamo come avere in mano un piccolo tubo che dobbiamo far scorrere a destra e a sinistra. Può essere fastidioso, soprattutto se questa zona è molto rigida. Sentiremo i nostri cartilagini che fanno un po' di rumore, non preoccupatevi, e lentamente cercate proprio di ammorbidire tutta questa zona. Una volta fatto questo esercizio, dopo aver fatto appunto il massaggio dello stomaco, andiamo a mettere in tensione tutta la nostra parte anteriore, inspiriamo bene e andiamo a allungare tutta la nostra linea anteriore, inspiro, espiro, anche dall'altra parte, inspiro. Se fate fatica a mantenere l'equilibrio, potete appoggiarvi a una sedia oppure magari a un tavolo o a un sostegno per mantenere meglio l'equilibrio. Importante è andare a mettere in tensione la nostra caviglia, attivare il quadricipite, perciò sentire bene il nostro ginocchio, stringere bene il gluteo, attivare gli addominali, portare le braccia ben aperte, aprire bene il petto, allungare bene la testa come se ci fosse un filo che ci porta verso l'alto, il mento non deve andare in alto ma deve restare leggermente dentro, inspirare, espirare e lasciare. Stessa cosa dall'altra parte, ripetiamo, caviglia, piede, dita di piede bene indietro, ovviamente se riuscite, perché magari potete riscontrare di avere una limitazione alle dita, perciò non bisogna insistere, contrazione del quadricipite, sentiamo bene il nostro ginocchio, contrazione del gluteo, andiamo a prendere i nostri addominali, importante non andare a inarcare la schiena ma stringendo il gluteo e stringendo gli addominali mantenere bene il controllo della schiena, abbassare bene le coste, aprire bene le braccia di modo da andare a aprire questa zona che di solito resta chiusa e così facendo, mentre in dentro sentiamo tutta la tensione che parte dalla caviglia, arriva su, arriva fino al petto e poi prende tutta la parte del collo. Così andiamo a stirare tutta la parte anteriore. Ultimo esercizio per andare ad aiutare il nostro sistema linfatico è andare ad aprire le vie di intersezione maggiore che sono i nostri cavi ascellari
il nostro inguine. Iniziamo dal nostro inguine, posizioniamo le mani. Qui abbiamo le nostre spine iliache, che sono due punti che andiamo bene a sentire. Qua ci sono le creste, sono delle sporgenti ossa su cui possiamo appoggiare bene la mano, andiamo a sentirle, poi da qua andiamo avanti finché arriviamo a questi punti. Da qua, perciò, da qua fino al pube c'è tutta la nostra parte inguinale. Appoggiamo le mani e andiamo a inarcare leggermente la schiena. Ok, portiamo le ginocchia unite. Inspiro e all'espiro, perciò siamo in inspiro e all'espiro, porto all'esterno le ginocchia, stringo i glutei, raddrizzo la schiena e ripeto, perciò siamo inspiro, espiro, inspiro, espiro. Nel frattempo inspiro, i piedi vanno a appoggiare all'interno, le ginocchia si uniscono, ok, la pancia esce all'esterno, espiro, porto il peso dei piedi all'esterno, le ginocchia si allargano, soffio fuori bene l'aria, stringo i glutei, pancia in dentro e piccola pressione sul nostro lingue. Ancora una volta, inspiro, ginocchia in dentro, le pente dei piedi che si abbassano verso l'interno, espiro il contrario, porto il peso all'esterno, le ginocchia all'esterno, il gluteo si contrae, gli addominali si contraggono. Perfetto. Per il nostro cavo ascellare semplicemente prendiamo la nostra mano, posizioniamola sotto la nostra ascella e lentamente inspiro e all'espiro, piccola pressione, piccolo pompage, cioè con la mano accompagniamo lentamente in maniera dolce il nostro espiro. Con una piccola pressione, inspiro, espiro, inspiro, espiro, 3, inspiri, espiri da una parte, ovviamente poi ripeto dall'altra parte. Ci sono molti altri esercizi per questi due sistemi, basta andare sul sito Postura Corretta, iscrivervi e troverete tutto. Se avete domande lasciateli qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.